Formazione tipo e modiche che risponde al completo. Imponente la scenografia preparata dagli ultra in curvottone, per una volta la tribuna centrale al top delle presenze, nonostante la giornata fosse in voglie verso il mare. Parte bene il Modica che colleziona subito un paio di angoli, ma al primo affondo il Vittoria passa, mischia furibondo in aria dopo una penetrazione di Crisafulli, il più lesto di tutti alla meta, che da pochi passi mette in rete. I biancorossi insistono e anche se il ritmo sono blandi vanno vicino al raddoppio in un paio di occasioni con lo stesso Lametta e con Cocimano, le cui conclusioni fanno gridare al gol. Al riposo Vittoria meritatamente in vantaggio. Nella ripresa i rossoblu cercano subito di imprimere maggiore slancio alle loro azioni, ma a parte alcuni calci piazzati di Filicetti che non sortiscono alcun effetto, la partita è ben controllata dal Vittoria che comincia a sprecare sotto porta, soprattutto con Rametta che si deve negare il raddoppio in un paio di occasioni da un super Tarantino. Ci pensa allora alla mezz'ora d'agosto a blindare il risultato. Il capocannoniere del torneo beneficia di un rimpallo in aria dopo un'incursione di Bevilacqua e piazza un destro chirurgico alla sinistra di Tarantino. Il Modica accusa il colpo e non riesce neanche a farsi vedere più dalle parti di Vitale, ieri quasi inoperoso. Il finale è tutto un coro di olè e di festeggiamenti per la formazione di casa, che adesso aspetta domenica prossima al Comunale Due Torri, vittorioso sulla Nuova Egea per la finalissima dei playoff del girone. E l'avventura della formazione di Campanella continua. Entusiasmo alle stelle con il colpo d'occhio sulla curvottona degli ultra che si sono riavvicinati ultimamente alla formazione di Campanella. Una bella scenografia con scritte slogan, avete dimostrato grinta e umiltà, comunque vada, siete l'orgoglio degli ultra. Primo pass, vogliamo dire, del Vittoria alla ricerca di un approdo in Serie D dopo averlo mancato nella regular season, partito in questo istante con notevole ritardo sulla tabella di marcia, col primo pallone imbucato da Crisafulli verso Di Rosa. Polessi, indimenticato Polessi, poi Tralongo, Camelia Sella, Buscema, Vaccari, Guarrasi, pallone in aria alto per tutti, poi D'Agosta prova a metterlo giù, blocca a terra Tarantino, abito impegnato a formare la barriera davanti a Filicetti, c'è anche il disturbo di due giocatori del Modica, parte Filicetti, pallone che va non distante dall'incrocio dei pali alla destra di Vitale, tocca Elefante in fallo laterale, rimessa già effettuata nella zona di Cocimano, tiro e pallone che attraversa tutta l'area di rigore dando impressione ottica del gol. Il punteggio batte Filicetti, pallone in aria, colpo di testa molto interessante, ma c'è una deviazione, il colpo di testa di Elefante, ancora Filicetti dal corner, quasi un rasoterra, colpo di testa di Patti, poi San Giorgio al limite, porta la conclusione, interessante, un paio di mete alta sulla traversa. Teriaca, Patti, D'Agosta al via libera dopo San Mito aveva sbagliato, ancora D'Agosta, serie di finito, il pallone che bandisce il palo alla destra di Tarantino, prima, soprattutto per il merito del Modica. Adesso la partita si gioca essenzialmente a centrocampo, massimo equilibrio, mentre c'è Cocimano che entra in aria, pallone in aria, ancora pallone, faccia il gol, rete, Rametta, 1-0 vittoria con la mischia che si è creata. Rametta è stato il più lesto di tutti e ha insaccato per il gol dell'1-0. 25esimo. Fallo laterale. Iapichino. Crisafulli. Di Rosa. C'è un guardo, pallone che rimane lì, ancora Modica che si salva, Vittoria vicino al raddoppio. Rametta, Cocimano di prima, pallone che dà l'impressione ottica del gol,
chiedono l'argolo i giocatori del Vittoria, perché sembra che sia stata una deviazione, così non è infatti. Rametta, Crisafu, si allunga il pallone, allontana, poi la conclusione, ed è un pallone anche questo che dà l'impressione ottica del gol. Sono palloni che si abbassano all'improvviso, non si intende con Crisafulli che conquista palla il Modica, ancora Filicetti sinistro, respinge in maniera goffa Vitale, poi interviene l'arbitro, comanda un calcio di punizione per il Modica. Cincischia, poi servito Filicetti, questo è a San Mito, ancora Filicetti, pallone sul sinistro, ci prova, centrale, blocca Vitale, Di Rosa, Cocimaro che ha un gol, sinistro, Tarantino si oppone in calcio d'angolo, ancora un'occasione da rete per il Vittoria. Cross, pericolo, Nobile di testa, ci arriva, poi c'è Carbonaro, non è ancora finita l'azione, il tiro, due tempi, Vitale, mette in apprensione i suoi, gamba tesa di Elefante che atterra Bevilacqua, calcio di punizione, no, pallone scaraventato in fallo laterale, ci si rialza Bevilacqua. All'arbitro dice che può bastare, allora parziale Vittoria 1 Modica 0, il gol di Rametta al 25esimo su azione di Ischia in aria. Adesso è il Modica al calcio d'inizio in questo secondo tempo con l'arbitro che dà in questi istanti il via in questi secondi 45 minuti. Filicetti che prova a suonare la carica per i suoi, perde il pallone, lo ferma Bevilacqua. Servito D'Agosta che non ha avuto molta occasione per brillare in questo primo tempo, adesso serve un buon pallone a Rametta, pallone sul sinistro, potrebbe tirare, così fa e sfiora il palo alla destra di Tarantino. Ecco. Porzio, pallonetto su Filicetti, cross, colpo di testa di Carbonaro che aveva preso bene il tempo a tutti, ma si è appoggiato su Patti travolgendolo. Bevilacqua, tiro, pallone che sfiora la traversa, rimessa laterale, ancora verso D'Agosta, vince il Tegel, serie di finte, pallone in mezzo, verso Crisafulli, Rametta, ancora un'occasione incredibilmente mancata dal Vittoria, se Vittoria l'avesse capitalizzato. San Giorgio, e poi ha visto, c'è questo il pericolo. Citronella, Crisafulli, fiondata sul fondo, Cocimano, Bevilacqua, prova la conclusione, un missile, ci arriva Tarantino a deviare in calcio d'angolo, ma c'è il calcio di punizione che sta per battere Filicetti, pericolo numero uno sui calci piazzati, ovviamente nutrita la barriera, pallone a gira e ci arriva Vitale a deviare un pallo laterale, ovviamente scelto la via del mare. Cocimano prova la mira, tira, respinge di pugno Tarantino, calcio d'angolo, lo svantaggio. Cocimano entra in aria, poi termina a terra, c'è l'ammunizione, ma non ci sembra che è caduto, sì, ma non ci sembra che abbia fatto simulazione. Sapienza, Modica è sempre libero, non ha ancora superato, adesso supera il centrocampo. San Giorgio, Carbonaro, tiro, respinge di pugno Vitale, di petto Bevilacqua, poi fa una cosa strana in Cardone, quindi Bevilacqua che ha un varco, riesce a passare il pallone ad Agosta e c'è il gol di D'Agosta.
2-0. Ammutoliti i tifosi del Modica in tribuna B. Raddoppio vittorio con D'Agosta. Non lancia più. Poi c'è il contropiede con Rametta. 3 contro 2, Rametta. Tarantino, quindi in Gardona, palo, ancora Rametta. Alla fine c'è il fuorigioco di Rametta, poteva triplicare il vittorio nel finale. Cocimano, ancora la forza per spingere i suoi in avanti, servire a Rametta, ormai il Modica smantellato, si aprono voragini nella difesa della formazione rossoblu, fermato da Cambria, quindi Cocimano, Centenaria, pallonetto, a forbice. E manca il clamoroso 3-0 in Cardona, sarebbe stato un gol spettacolare nel qualificato, che può bastare. Calcio d'angolo, anzi battere ancora l'angolo, e poi dice sì, adesso sì, può bastare. Vince il vittorio allora 2-0 e va avanti la lotteria dei playoff. Un gol nel primo tempo, Rametta al 25esimo, raddoppio il Zoro nel secondo tempo. D'Agosta.